Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con The Last of Us. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati con l'ultimo C'è uno episodio. dentro. Sì, è ripartito un po' Da un prima po' che perché sono qualcuno uscito, ho parla. caricato la partita, quindi. Finalmente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. Ha ripreso da qualche secondo È prima. Prego, occupata? prego. Sì, certo, occupata. Non è chiuso, eh? Mi sembra Sì, che deve pensare lui. ci siano problemi in paradiso. Qualcosa del Scarichiamola genere. e vediamo l'altra quanti colpi Va abbiamo, bene, ovviamente. andiamo. Vediamo l'altra. Perfetto, allora. Attenzione perché lì ci sono Allora, il perché non aggiusti una di fucilazzo. queste auto? Oddio, sei geniale. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok. Infatti! Ecco, visto che sono tanti, damoci pure una mossa Carico è perché. pronto. Attenzione. In amicizia sempre. Prendi i colpi della pistola. Attenzione. Merda, merda, merda. Attenzione al scherzo. Fratello, pure tu però. Che cos'è? Momento che ricarico. Ok, devi ricontrollare le barricate. Dimentichi anche il minimo dettaglio e sei tu che la paghi. Sai cosa significa? Bisogna prendere tutte le scorte dal Ok, ora magazzino e sappiamo che portarle parla alla da solo. sezione est di nuovo. Sì. Poi dovrai. Bill. Joel, da questa Il parte. mattone ce l'abbiamo, perfetto. Anche l'arco è positivo, però in fasi stealth qui Sì, sale. era proprio da rissa, quindi controlliamo magari se c'è qualcosa qui dietro. Assolutamente no, a parte il mattone. Ok, perfetto. Arrivo, arrivo. Eccomi. Andiamo. Andiamo su, andiamo dentro. Andiamo dentro. Posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili. È la gente normale che mi spaventa. Prendiamo la luce. E tu dovresti saperlo bene. Che cosa intendi? Oh, niente. Quel cancello li fermerà? L'ho chiuso e non hanno la chiave. Non è una cosa molto convincente, comunque. Da che parte? Siamo qui, è nella cantina. Ok. Apre lei, apro io. C'ha la chiave? No, ok, apro io. Giù di qua. Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Che cos'è? Con calma e per piacere, giovane. Prepariamoci. Cosa? Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joel, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene, aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tess ad approvare una missione suicida? Beh, una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Beh, si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho Sto detto? solo mettendo a posto la tua cazzo di roba! Non toccare! Porca merda. Fai la babysitter abbastanza a lungo e prima o poi ti cagano in Bill, faccia. per favore, ci diamo una mossa. Tieni. Diamoci una mossa. Ok.
Perfetto, abbiamo anche un bel pompazza. C'è qualcos'altro che posso sgraffignare, buon uomo? Prima di procedere ho qualcosa da farvi vedere. Ah, ok. Allora, aspetta. Che cos'hai? Stavo sbirciando un qui. Un giocattolo nuovo di zecca. Non c'è niente. Arrivo, un momento, stavo sbirciando per vedere se potevo ciullarti qualcosa. Questa è una bomba di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi. Sì, ma tipo mi devo allontanare. Ah. Sì, ho già visto i tuoi lavoretti. Che cos'è? Ottimo, vero? Prendo. Cazzuta. E dove la mettiamo questa? Queste potenti bombe esplodono quando un nemico si avvicina. Puoi usarle a scopo offensivo o difensivo, lanciandole con una parabola ad arco con L2 o piazzandole in posizione strategica con R2. Quindi, perfetto. Sì, abbiamo fucili a pompa e bombe. Che cavolo ne facciamo? Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. È ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria dentro. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso con tutti quegli infetti da quella parte della città. Affanculo, a Joel serve un'auto. E se non funziona? Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. Perfetto, vediamo un attimo anche qui cosa possiamo migliorare, se possiamo migliorare qualcosina. Allora, a parte le fondine. Pistola, quest'altra. In realtà anche l'arco non sarebbe male. Perché poi più avanti poi lo utilizzeremo. Portata, velocità di tiro. Allora, prima... no, però non ho gli attrezzi, me ne servono. Cioè non ho neanche un attrezzo. Perfetto. E allora stiamo freschi. Namo va. Possiamo fare niente, buon uomo. Aspetta che qua c'è qualcosa. Magari degli attrezzi. Sì. Attrezzi livello 1 acquisiti. Prendiamo di tutto e di più. E riproviamo, ok. Andiamo sempre con l'arco, almeno. Beh, vediamo cosa abbiamo. Quanti attrezzi abbiamo? 1. Che cosa? Vabbè, aumentiamo. Questo qui. In realtà anche 75. No, non ce la facciamo. Meno quella a canna lunga. Sì, bel lavoro. Così da quest'altro lato abbiamo sia il fucile che l'arco. Va bene. Andiamo, possiamo andare. C'è qualcosa di interessante qui. Ragazzina, giuro che se hai preso qualcosa. Ehi, non mi serve la tua merda, fidati. Joel, la stai tenendo l'occhio. Bastone non ci serve. Come un falco. Qui non c'è niente. Ok, andiamo. Prendere sta batteria. Verso l'altare. Bel posticino qui. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. Sì, Ok, è ora di fare i bagagli. Aspetta, perché qui c'è una stanzetta. Ci potrebbe Quello essere non qualcosa. È il confessionale, è la mia stanza. Ok, tipo. Non tocco niente. Vediamo. Un gruppo di runner ha fatto esplodere la maggior parte delle bombe sul lato sud della città. È tempo di fare un'altra passata. Non dimenticarti di segnalare la posizione di tutte le bombe sulla mappa. Qui prendiamo questi e quello al massimo. Non credo ci possa... siamo già al massimo anche di questi, va bene. Nada, andiamo. Prego. E lì andiamo. Ecco, là alla scuola. Ok. Sarà una lunga camminata. Lo sapremo presto.
pazienza, dai, tu non guardarli. È una ho parola. Ho visto di peggio. Addirittura? Allora, ok. Oltre il cancello è territorio sconosciuto per me. Siamo freschi. Ci penso io. No. Ehi, avete sentito? No, vabbè, che è meglio. Silenzio. Se ci teniamo il mattone che mi dà più sicurezza, almeno la trambata sulle gengive, ma fa più male della bottiglia con la una. Oh. Merda, merda. Aspetta che gli dia una mattonata in amicizia. La. Ho troppi colpi. Oh, giovane. Merda. Eccola. Con questi non abbiamo niente da fare se ci beccano. O scappi o ti ciucciano. Vabbè, questo ce l'avevo qua dietro. Porca mignotta. Facciamo allora che prendiamo la bottiglia. Lanciamo lì. Ma ci hanno beccato uguale. Quindi damo se. Amicizia. Venga, venga anche lei. Allora. Ricarichiamo un pochino. Sì, il pompazzo è cazzuto. Anzi, teniamoci il pompazzo. Va. Prima ce n'era un altro. Prima. Tanto due colpi usati, due colpi recuperati, quindi ci può stare. Buon uomo, a destra o sinistra? Scommetto qua a sinistra perché c'è della gente cattiva. Sì, infatti. Aspetta che però mi prendo il mattone. Ah no, ce l'abbiamo già. Ok. Facciamo troppa caciara. Anzi. No, non mirare lui. Non ce l'ho là. No, non ha funzionato benissimo. Cerchiamo di andare acquattati. Sono due, quindi estrema calma e circospezione. Dobbiamo andare piano perché facciamo troppa caciara e ci beccano. Prendila la bottiglia. Vabbè, che cazzo, stiamo a fare un giro tondo. Ok, piano. Mani d'occhio. Ok, occhio. Vabbè che lui non lo vedono, quindi ci può stare. Come detto, è una cosa che ci può stare, il fatto che non vedano i nostri alleati, perché comunque non è che possiamo tenere d'occhio il loro comportamento. Quindi qua non ricordo in realtà se dobbiamo andare sulla scala o a quella porta. Io direi di provare prima sulla scala. Sento uno molto vicino. Ecco, dobbiamo andare sulla porta. Bene. Allora, famo che. No, merda. Vabbè, se prendi lui. Ti cazzi. Vediamo se riusciamo a recuperare le frecce. Non credo, perché no, una sì, un'altra si è spezzata. Questa è una cosa positiva delle frecce, quando riusciamo a recuperarle. Dobbiamo fare casino qua per passare la porta. Attimo, o io ho una chiave per quel cancello. Io intanto preparo il pompazzo. Andiamoci senza far rumore. Ok. Runner. Piano. Aia. Ecco, qui è complicata perché questi corrono. Per quanto alla fine i clicker siano. Non so se riusciamo a passare da lì senza farci beccare. Non credo, eh. Allora, famo che uno ve lo ammazziamo in amicizia, poi l'altro. Pensateci voi nel caso. Ok, ce ne sono ugualmente io. Ok,
con estrema leggiadria abbiamo spappolato. Ricordati per acquisire i corpi, non lasciare niente. Non c'avevano niente veramente. Ecco un clicker. Qua il problema appunto sono i runner, che i clicker, bene o male, se fai piano piano può essere che te la cavi. Ecco, quelli ci vedono, quindi. Ci arriva là. Ok. Mamma mia, Robin Hood. Attenzione. Proviamo a salire con estrema calma e circospezione. Eccola, ce ne sta un altro. No, perché quelli ci vedono, quindi. Un conto è il clicker che. Mamma mia. Pompazza. Sì, adesso mi devo andare a riprendere le cose, però le frecce. Quello ce l'ha. Questo. Questo non si capisce. Però. Attenzione, aspettiamo che il clicker faccia la sua mossa. No, questo non ce l'ha, la freccia si è spezzata. Piano. Estremamente piano. Questo ci arriviamo. Tre colpi del pompazza, ok. Allora, qua vediamo un pochino se entrare. Proviamo, dai. Anche se i luoghi chiusi non è che siano l'ideale, eh. Oh, mamma mia, ho fatto cacca sotto. Stai fuori. Cioè, sono l'ideale magari per trovare qualche oggetto, però qua siamo un po' circondati se entrano. Va bene. Raccomando, tieni il pompazza pronto. Ok. Prendiamo un po' di mattone e usciamo da qua. Vediamo un po'. Dove possiamo andare? È bello anche comunque aia. Bella anche questa zona dove. Merda. Ma questi ci vedono, quindi. Ok. Continua così. Continua così, le fre. Oh! Amicizia. Nessuno dei due ce l'ha lasciata, bella roba. Vai di pompazza allora. Il clicker. Piano. Ah, quella è bella chiodata quell'arma. Però io c'ho quella con. Aspettate, vediamo un po'. Ah no, pure questa c'ha le forbici. Quanti usi? 3, 6. La nostra ce n'è di più. Teniamoci la nostra, va. Aspetta, se ci serve. Damose. Ellie, mi scusi, no? Non mi spinga, che già qua siamo in difficoltà. Guarda questa. E che cos'è? Buon uomo, lei vada con estrema sportiveggianza, come se non ci fosse un domani. Provo. Ok, frecce. Grande. Arco ce l'abbiamo. Pezzetti ce li prendiamo. Sembra non esserci nient'altro. Proviamo a passare da quest'altro lato. Attenzione che ci sono rumori. Aspetta, diamo un'occhiata. Non c'è niente. Vai. Da questa parte. È bloccata dall'altra parte. Se passassimo di lì. Per la botola del cane. Joel, decidi tu. Se lei ci passa. Sta molto, molto attenta. Mi raccomando, certo. Avresti dovuto darle una pistola. Ok, Bill. Perfetto. A casa ci sono altri clicker.
Oh, merda. Ecco, nella 1. Non ci hanno ancora visto. Giù. Attenzione. Beh, a vedere non ci vedono, al massimo ci sentono. Clicker, il problema è che ci servono due frecce, quindi... Siccome la mia precisione è quella che è... A parte... alcuni casi dove spunta il Robin Hood. Molto raro. Facile che poi iniziano a far cacciare, iniziano a correre e la cinchiappettano. Quindi per adesso andiamo in modo acquattato. Estremamente silenzioso. Vorrei capire se... No, dobbiamo andare qui, allora... Sti cazzi, non lo ammazzo. Cerco di dare anche una velocissima occhiata. Aia. Aspetta. Prendo almeno sti colpi e poi arrivederci. Come... Faccio come se non ci fossi. Ah, guarda questo che fa con sportiveggianza. Prende e se ne va. Siamo sul camper e scendiamo dall'altra parte. Sì, ma dovremmo stai... essere al sicuro, dai. Dovremmo, appunto. Qua sopra? Ok. Andiamo? Ellie, ci stai? Dove cazzo sta Ellie? Ellie? Vabbè. Ci verrà. Chi cavolo l'ha lasciato qui? Hai degli amici in zona? No. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. La scuola confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Ok. Ma andiamo, Ellie. Io vado sempre acquattato, giovane, che io non lo so qua che cazzo ci sta. Aspetta, tu vai tanto bello fresco fresco. Io qua me lo giro un po' così. Cerca di... qualche oggettino. Potrebbe tornarci utile al momento. Al massimo, ma... un'altra bomba non ci esce, no. Vabbè, non ci serve quello per le bombe, però. Non si sa mai. Momento, buon uomo. Guarda questa. Frecce, frecce, togliti. Dammi una mano con questo. Aspetta, prima ricatto un po' di frecce. Ok. Ecco. Che ti dicevo? Ecco il camion. Esce dalla scuola laggiù. Sì, eh? Forza. Non la vedo tanto easy come situazione. Soprattutto perché... Sono un bel po' lassù. Cerca di non fare rumore. Perché sono runner, quindi... Proviamo a passare da quest'altro lato, magari... Ce ne evitiamo qualcuno. Magari. Proviamo... Non saprei se... un po' con l'arco, magari qualcuno ce lo evitiamo. Questi stanno vicini. Occhio, merda. Aspetta, sta veni qua. Damose, toglietevi. Attenzione, facciamo questo come come rotonda. Ok. Purtroppo ragazzi, queste sono fasi. Dobbiamo fare un po' così perché se ci beccano. Ecco. Abbiamo rischiato. No, non abbiamo rischiato sto cazzo. Ci hanno beccato. Pompazza. In amicizia. Avanti il prossimo. Ce n'è per tutti. Mamma mia, anche tu, vai così. Scusate, ha sparato quello. Sì, una mano datemela però. E che cos'è? Ok, lo stat è andato un po' a puttane. Ma va bene. Va bene così, abbiamo fatto un po' di danni. Aspettate perché questa qua me la attrezzo. Così che ci piace. Non è vero, non abbiamo i nastri. Vabbè. Quindi possiamo evitare di fare lo stealth adesso. Credo che ci abbiano sentito fino alla fine della strada e oltre. Quindi possiamo
evitare proprio di fare stealth. Vediamo perché qua... Corri! Ma che corri, in do cazzo andiamo. Ma porca mignotta. Attenzione. Sei qui, aspetta allora. Aspetta. E in amicizia. Ma quell'altro in do cazzo sta, aspettate. Pompazza, pompazza. Porca mignotta. Oh, grande Ellie. Mamma mia. In amicizia. Non vedo niente. La... porca puttana. Ma buonomo, lei che cazzo sta a fare? Gita turistica. Che fa fa culo? E tagli, porca mignotta. È stato più semplice di quanto pensassi. Ma vaffanculo, va. Da qualche altra parte. Fatto tutto io. La fortuna. E Ellie, Ellie mi ha salvato il culo. Quindi è stata più utile lei che tu, giovanotto. E tu c'hai il pompazza. Lei non c'ha un cazzo, quindi. Momento. Direi qua di utilizzarlo un medikit, così ce lo rifacciamo pure subito. Che c'è stato qualche piccolo. Ho lasciato una scala. Se mi aiuti a salire la spingo giù. Problema tecnico con lo stealth, come sempre. Momento, aspetta. Do una mano per. Ah, da là. Ok. Prego. Vada, vada. Con quanta leggiadria. Non farti ammazzare lassù. Grazie, Bill. Bill, non fa lo spirito. Dove sei andata in quattà, Bill? Bill, esci fuori. Guarda. Ah, e che cos'è? Sta a fare il coniglio. Tutto bene. Dobbiamo solo arrivare al cofano del camion. Sì, eh. Momento. Attenzione. Merda, hai sentito? Stanno arrivando. Più in fretta. Più in fretta, tipo. Okay. Corriamo. Prendiamo la batteria e ci leviamo dalle palle. Ok. Sì, ma entriamo qua, scusa. È chiuso. Sono bloccate. Cazzo, andiamo. Dobbiamo entrare per prendere la batteria. Forza, Bill. Ci sono. C'è un barco, svelti. Dai. Vai, Ellie. Joel, c'è un'entrata. Ho capito, dai. Che cos'è? Io l'entrata l'ho vista 2 settimane fa, porca mignotta. Voi ci avete una lentezza nelle ossa, porca puttana. Meno male, un colpetto l'ha sparato. Che cos'è? Bill, fai in fretta. Aiutami. Dimmi che hai finito. È vuoto. Cosa? Bene. È vuoto, cazzo. Ragazzi. Dove andiamo? Bill, dove? Ovunque, ma non qui. Muoviamo. Questo forza. Potevo arrivare anch'io. Hanno fatto eruzione. Allora, ragazzi, momento che ci diamo un attimo. Anzi, no. Momento. Ci salutiamo qui perché sennò poi il video esce un po' troppo lungo e avrei problemi anche sia di rendering che di upload per fare una cosa nel breve. Quindi mi raccomando, commentate facendomi sapere la vostra. Spero che questo gioco vi stia piacendo, queste avventure del nostro Joel e Ellie vi stiano piacendo. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento. Come sempre iscrivetevi anche al primo canale e anche alla pagina Facebook. Ci vediamo allora con il prossimo episodio con The Last of Us. Un saluto a tutti da quel tale Ale.